a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Andrea Piacozzurro e oggi siamo in un nuovo episodio della carriera col Brescia su FC24, perché mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Io sono molto contento perché mi piace sia a me registrare questo tipo di episodi, ma soprattutto se piace anche a voi, mi fa ancora più contento, quindi io ve li porto ancora molto più volentieri. Oggi siamo qua con il sesto, quinto, io ho già perso il conto, con un Brescia che nelle ultime tre partite dello scorso episodio ha mostrato molta grinta, molto gioco di squadra, ma soprattutto ottimi risultati sia in difesa che in realtà risultati in generale. Due partite vinte con 0 gol subiti e poi un pareggio con il Palermo 0-0 che ci sta. È la terza partita di fila che concludiamo una partita senza subire gol. Cerchiamo ragazzi di andare avanti con questo passo che stiamo andando molto bene. Ora c'è il Venezia che ha 15 punti, leggermente davanti a noi. Adesso ragazzi noi dobbiamo risalire la classifica per arrivare almeno in zona playoff. Detto questo ragazzi, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, condividere e attivare la campanella per non perdervi su un altro video. Benvenuti signori e signori allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia per la tredicesima credo giornata di Serie B tra Venezia e Brescia. Olivieri la passa ad Andersen, attenzione Lella, oddio mio, Boop con 1-2 con Juan Bonny. Boop di nuovo per Bonny. Bonny va sulla destra, attenzione, appoggia per un Boop. Boop mette la palla in mezzo dove c'era Cristiano Lombardi, non ci arriva per poco, però Davi appoggia bene per Patin Boop che potrebbe, attenzione, partire in contropiede. Juan Bonny, no, Bonny si gli soffia palla, attenzione, riesce comunque con un pelo a darla in profondità per Cristiano Lombardi. Attenzione, numero 11 si accentra, attenzione, altare, chiude, calcio d'angolo per il Brescia. Parte Dimitri Bisoli, la palla in mezzo del Ceiallo, non ci arriva. Allora Patin Boop, appoggio di nuovo per Dimitri Bisoli che potrebbe di nuovo metterla in mezzo. Attenzione Dimitri Bisoli col sinistro, ma in chiusura di Iaialo. Attenzione Andersen, ci stanno, poi Ampano, attenzione Adorni, la palla rimane lì ed è l'1-0 del Venezia. Ogni palla però cazzo rimane sempre lì, e veramente tre impalli hanno vinto questi. 1-0 gol del finlandese, poi Ampano. Patin Boop, palla per di nuovo per Bonny, attenzione Fabrizio Paghera. Attenzione Dimitri Bisoli, la bomba da lontano, che ha un'autostrada davanti, Lombardi. Lombardi, attenzione, con numero 11, Lombardi, la poggi in mezzo, attenzione, raccoglie Bisoli, il tiro, paratona di Iorone, perché non ha tirato al volo però? Attenzione, Dimitri Bisoli, la palla in mezzo dove c'è Nuama, traversa clamorosa del numero 20, sarebbe un altro punto importantissimo come col Palermo. E allora Davi apre a sinistra, Lombardi, Silvio Mercai, e ha appena superato Silvio Mercai, Iorone se l'allunga troppo, Iorone giustamente esce. Finisce qua il Pierluigi Penzo di Venezia, 1-0 per il Venezia, partita combattuta, ottima prestazione comunque del Brescia, che un po' di sfortuna ragazzi, perché subire un gol del genere col Venezia, cioè veramente non si può, però vabbè dai, l'importante è che l'impegno ci sia stato. E allora signori, 4 novembre 2023 allo stadio Mario Rigamonti si giocherà Brescia Cosenza. Signore allo stadio Mario Rigamonti, oggi si gioca Brescia Cosenza. Bertagnoli avanza, numero 26 sulla destra, davanti apre gli occhi, c'è Lombardi, attenzione Lombardi, ottima azione questa qua del Brescia. Lombardi tiene ancora lui il pallone, Lombardi attenzione, se la allarga troppo e invece la tiene Lombardi, allora e la da troppo dietro col mancino, non avrebbe fatto, non avrebbe avuto senso. Allora attenzione Adorni, attenzione Adorni, si libera del giocatore Adorni, mamma mia. Attenzione Antonucci, la palla per Cimino, Dickman a chiudere, Antonucci di nuovo, spazzate via sta palla, mamma mia. Attenzione Mazzocchi, la spara alto, Massimo Bertagnoli perfettamente. Attenzione, un Boop, partito un Boop, è partito un Boop, attenzione,
se la mette in mezzo. Oh, Boni, imbarata di Mikai ancora una volta, miracoloso. Attenzione Lombardi, errorcio dalla difesa del Cosenza. Lombardi, palla in mezzo, Boni al 64esimo minuto. Juan Boni 1-0 al 64esimo, sblocca lui questa partita. E ora non fermiamoci. Attenzione Dimitri Bisoli, Paten Bup, Boni vede l'inserimento perfetto di Nicolas Galazzi. Galazzi se la mette sul destro, anche se non è il suo piede, troppo centrale. Mazzocchi chiuso da Cistone, attenzione! Frabotta, ma che cazzo ci fa Frabotta in attacco? E pareggia così il Cosenza. Attenzione, è partito Silvio Lemercai! Silvio Mercai! Appena entrato! Rimetta a posto i conti! 2-1 Brescia al 77esimo minuto. Silvione Mercai, il gol dell'albanese, il gol che serviva a questo Brescia, rimette a posto i conti. Appena entrato, mancino perfetto a spiazzare Mercai, a spiazzare Mikai, scusate. Resistiamo. Mazzocchi, la palla in mezzo, attenzione, forte il tiro fuori, possibile deviazione, però è finita. Il Brescia strappa 3 punti importantissimi al Cosenza con il gol di Silvio Mercai e di Juan Boni. Benvenuti signore e signori al Mapei Stadium per Reggiana Brescia. Attenzione, attacca subito il Brescia con Dimitri Bisoli, la palla in mezzo, Patrick Nuoma, Corfitzen a porta vuota e non sbaglia. Corfitzen, il numero 20 credo, non mi ricordo che numero gli ha dato, gli avevano dato la 19, bravo. È partito Lorenzone, vede a sinistra, e a destra scusate. Corfitzen, attenzione, la palla in mezzo, Bisoli, il capitano Dimitri Bisoli, 2-0 Brescia al 31esimo minuto, il capitanone su una grandissima palla di Jeppe Corfitzen. Oggi un gol e un assist con la maglia delle Rondinelle. Bup sta faticando moltissimo con questo San Pirsi. Attenzione, Nathan Gilman, palla per Giamanca, potrebbe appoggiare a un cuoco Giamanca, il 2-1 della Reggiana che non molla la presa col tiro a giro di Giamanca, che veramente, però cazzo raga, guardate, ce gli abbiamo lasciato un Bup in difesa. Attenzione Girma, traversa, mamma mia che rischio. Stiamo subendo troppo ragazzi, questo qua, per essere la Reggiana come squadra comunque. Galazzi, vedi il segmento di Pate, parata, attenzione Bianchi, lo stesso gol che ha fatto Corfitzen, il tampin vincente di Flavio Bianchi, 3-1 Brescia al 60esimo minuto. Galazzi di nuovo per Flavio, doppietta di Flavito Bianchito, 4-1 Brescia e Reggiana a nanna. Benvenuti signori signori nello stadio Mario Rigamonti per l'ultima partita di questo episodio, che si giocherà contro il Südtirol, ex squadra di Mercai. Attenzione, subito Mercai, parata di Poluzzi. Davi, ottima apertura per Lombardi. Attenzione Silvio Mercai, la palla per Massimo Bertagnoli, fuori di molto anche. Attenzione Simone Davi, Silvio Mercai, Galazzi, segna sempre lui, Nicolas Galazzi, 1-0 Brescia. Sì,
Lorenzo Mercai appoggia benissimo la palla per Galazzi che passa. È passato Nicolas Galazzi. Galazzi si è smarcato perfettamente. Nicolas! Doppietta di Nicolas Galazzi. Non lo ferma più nessuno. Spazza via sta palla. Via. E finisce qui. 2-0 per il Brescia. Ottima partita. Chiudiamo così il video salendo al 12° posto, siamo raga ancora lì in zona playoff, anzi siamo molto molto vicini alla zona playoff, anche un po' alla zona promozione in Serie A, infatti ora la Laterana è quarta, c'è prima Sampdoria e secondo Palermo. Detto questo ragazzi concludo qua il video e noi ci vediamo in un nuovo episodio della serie.